Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Abbiamo bisogno del numero di telefono di qualcuno, per esempio di un centro commerciale. Come si fa? Semplice. Logu Gieco. Qual è il numero telefonico del centro commerciale L'Aquilone di L'Aquila? Puoi contattare Centro Commerciale L'Aquilone a questo numero 0862310126. E una volta, quando non c'era internet e non c'erano gli assistenti personali, come si faceva? Beh, semplicemente scorrendo un libro piuttosto grosso, che era un bell'elenco alfabetico di tutte le persone e dei relativi numeri telefonici. L'elenco telefonico. Ne parliamo oggi, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. Il primo elenco telefonico nazionale pubblicato in Italia, di cui abbiamo traccia, è stato pubblicato nel giugno del 1926. In realtà in Italia abbiamo traccia di elenchi precedenti fino alla fine del 1800. Secondo l'archivio storico della TIM dovrebbe essercene uno di Livorno del 1880 e roba del genere. Ed è il primo, quello nazionale, perché prima di quello c'erano alcune compagnie telefoniche che funzionavano solo nell'ambito locale, che pubblicavano i loro elenchi. C'era parecchia confusione, quindi poi ci fu un decreto-legge del governo perché venisse pubblicato un unico elenco unificato di tutti quanti. Quello che invece risulta essere il primo di tutta la storia dell'umanità dovrebbe essere, secondo vari documenti, pubblicato nel febbraio del 1878, ed era un singolo foglio di carta con una cinquantina di nomi e numeri, di New Haven, nel Connecticut. Questa è la prima traccia che abbiamo di un elenco telefonico, di un elenco degli abbonati al servizio di telefonia. Quando c'erano i centralinisti, d'altronde non è che servisse a moltissimo avere un elenco del telefono, diciamo che ti faceva comodo sapere chi aveva il telefono, ma a parte quello, principalmente potevi chiedere al centralinista di rintracciare la famiglia X e di metterti in contatto telefonico. Mano a mano che veniva automatizzato il processo della composizione telefonica, soprattutto in particolar modo dopo l'introduzione del commutatore Strager, allora a questo punto avevamo bisogno di qualcosa che ci permettesse di conoscere i numeri di telefono. Certo, c'era sempre la possibilità di contattare il centralino per chiedere un eventuale numero di telefono, ma quando si trattava magari di numeri all'interno della stessa città, magari non erano tantissimi gli abbonati, quindi non c'era bisogno di chissà quali liste particolarmente corpose, e cominciò quindi a diffondersi l'idea dell'elenco telefonico, l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia. Era un elenco alfabetico in cui era possibile trovare i numeri telefonici delle famiglie e delle imprese, era abbastanza semplice da consultare come qualsiasi altro testo, c'era l'ordine alfabetico, tipicamente erano in ordine alfabetico di cognome o di nome dell'azienda. Cercavi, non so, il signor Mario Rossi, allora andavi a cercare Rossi, c'era Rossi Gavino, Rossi Giuseppe, Rossi Mario, eccolo lì. Nel corso del tempo l'elenco ha cominciato a includere sempre più informazioni importanti riguardo a quella che era la funzionalità della telefonia, sino poi ad andare via via scomparendo con l'avvento di internet e della possibilità di reperire facilmente numeri telefonici, e anche per via di una crescente gestione della privacy che ha fatto sì che molti numeri telefonici siano diventati principalmente numeri riservati. Ecco che i numeri delle famiglie, i numeri delle singole persone, magari sono un attimo più difficili da reperire, mentre quelli delle aziende tipicamente sono più semplici da reperire perché li trovi sul sito aziendale e su varie sorgenti. Gli ultimi elenchi del telefono che hanno funzionato erano divisi in due parti. La parte iniziale, che comprendeva tutta una serie di informazioni importanti, per esempio tipicamente la prima pagina dell'elenco, che era quella che riportava i numeri da chiamare in caso di emergenza, quando abbiamo avuto i numeri separati per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco, allora ecco che c'erano il 112 per i carabinieri, il 113 per la polizia, il 115 per i vigili del fuoco, il 118 per le ambulanze. Il 113, che in Italia, pur essendo il numero della polizia, in realtà è stato
considerato come il numero unico per le chiamate di emergenza, ed è stato solo sbagliare di una cifra, non utilizzare il 112 per questo, che ci ha fatto un po' cambiare l'abitudine con l'avvento del numero unico di emergenza. La parte iniziale dell'elenco era chiamata l'avantielenco, c'erano tutte queste informazioni, c'erano informazioni sulle tariffe, informazioni sui numeri di telefono di pubblica utilità, la segnalazione guasti per l'acquedotto, la segnalazione guasti per il metano, informazioni sulle tariffe, sui prodotti, sui servizi aggiuntivi. Seguiva l'elenco alfabetico, che era suddiviso ovviamente per città. Tipicamente l'elenco era per provincia fisica, anche se i distretti telefonici erano differenti, di questo parleremo successivamente quando parleremo della rete telefonica, però l'elenco prendeva tutta la provincia, quindi per esempio nel caso di Siracusa prendeva la provincia di Siracusa, che aveva comuni sotto il distretto telefonico di Siracusa e comuni sotto il distretto telefonico di Catania, per motivi logistici. C'era innanzitutto l'elenco alfabetico della città, poi seguivano tutti i paesi e le città della provincia, tutti i comuni della provincia, anche le frazioni, quelle a questo punto in ordine alfabetico. Quando c'erano delle frazioni molto piccole, allora capitava che vedevi indicata la frazione, veniva indicato al massimo l'indirizzo e il numero telefonico del cosiddetto PTP, il posto telefonico pubblico, anche di questo ne riparleremo, e dopo c'era, per trovare i numeri telefonici degli abbonati, semplicemente la nota «abbonati, vedi il comune di X». Sull'elenco telefonico ovviamente erano presenti anche le aziende, gli artigiani e tutti i servizi, ma erano indicati in ordine alfabetico in base al nome dell'azienda o al nome del titolare dell'impresa, quindi non era molto facile andare a reperire numeri di telefono perché non erano indicati per categoria. Per questo c'era un altro elenco separato solo per le aziende e i servizi di utilità, di cui parleremo un'altra volta. Sto parlando ovviamente delle pagine gialle. Come dicevo, nel corso del tempo, con l'avvento dei nuovi media, l'utilizzo dell'elenco del telefono si è ridotto sempre di più. E voi cosa mi dite? Avete mai cercato dei numeri telefonici sull'elenco? Vi è mai capitato di utilizzare l'elenco? Avete dei ricordi particolari che riguardavano l'elenco telefonico? Avete mai fatto delle ricerche particolari o così sfogliato l'elenco del telefono cercando degli strani cognomi? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre, pollice in alto, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!